condividici. Eccoci qua, buonasera a tutti, ben trovati. Qualche problema tecnico, perché come sapete, con l'avvento delle nuove TV digitali, nuovi canali, qualche problemino di rete, di sintonizzazione l'abbiamo avuto un po' tutti, chi più chi meno, sia le regie che la gente comune e normale. Comunque, siamo in onda questa sera, finalmente, con il sorriso, perché primo il Bologna non ha perso, ma non solo non ha perso, la Fortitudo ha vinto, anche la Fortitudo è una notizia. È una notiziona. La Virtus ha vinto, vabbè, quella è una notizia che ormai, vabbè, ha vinto anche la Rodi. Però parleremo anche di altre cose che stanno succedendo un po' nella nostra città e lo faremo con degli ospiti che vi vado subito a presentare. Intanto Natasha Ketchup è qua con noi. Buonasera a tutti, che dopo ben trovati. Concerto, va al concerto. Sì, dopo vado a fare un po' di interviste in Piazza Maggiore ai cantanti che partecipano al concerto. Sì, c'è tutto il concerto, come sapete, questa sera in Piazza Maggiore. È anche una bella serata, quindi magari chi vuole può approfittare. Avvocato Cardi, buonasera avvocato. Buonasera, buonasera a voi. Anche lui ieri sera è stato corsaro come me in diretta, lui era su ETV, io ero su 7 Gold. È un piacere parlare finalmente di un bel Bologna. Ci siamo, veramente. Come dire, finalmente abbiamo potuto dire, perché ieri ci siamo divertiti. Abbiamo patito le pene dell'inferno, comunque vabbè, andiamo avanti. Parleremo anche di tutto il movimento padel femminile, che sapete ormai Bologna è invasa di donne con le racchette e le gonnelle. E se abbiamo una delle prime fondatrici, attenzione, state pronti, Nancy Mazzia, ciao Nancy, eccola qui. Grazie, buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui e di parlare del movimento padel femminile. Oh, sai che assomiglia a qualcuno che ho già visto, è proprio seduto lì, siete uguali, avete la stessa faccia. Ma non solo, siccome che siamo arrivati alle finali, fine di stagione di altri sport, abbiamo questa sera con noi il presidente della WISP Bologna e coordinatore nazionale, ho detto bene, Vanni Bertacchini. Ciao Vanni, buonasera, ciao, benvenuto. Buonasera. Tutto quello che è biliardo e boccette, va alla telecamera di Vanni? Ecco, eccoci qua. Tutto quello che è, so c'è, che bella luce che c'hai. È vero, sembro più giovane, hai detto, ma non è sufficiente. ecco, adesso te. Sì. Dicevamo appunto il coordinatore nazionale, perché a Bologna, San Lazzaro, ma non solo a San Lazzaro, anche a Bologna, ci sono le finalissime di tutto, giusto? Ci sono le finalissime dei campionati nazionali WISP di tutte le categorie, abbiamo già fatto due weekend, ne abbiamo altri due. E dove li facciamo questi weekend? Perché siamo a San Lazzaro adesso. All'Arci San Lazzaro, in una sala stupenda con 12 biliardi, tribuna, facciamo le dirette, poi insomma. Dopo parleremo, spiegheremo. Parliamo un po' nel dettaglio. Esatto, spiegheremo un po' meglio. Intanto questa sera abbiamo il piacere di avere anche nuove immagini, abbiamo nuove telecamere. Insomma, stiamo cercando di entrare un po' nel futuro televisivo che è iniziato da poco tempo. E nel futuro televisivo vorremmo vedere anche il Bologna in un'altra posizione, vista la prestazione di ieri sera, avvocato. Cioè, guarda, è stata una sorpresa enorme. Un po' ce lo aspettavamo, perché Mihajlovic aveva detto, ragazzi, mi raccomando, però poi bisogna poi. Non eravamo più abituati, esatto. Ti dico la verità, perché nel girone di ritorno e fine del girone d'andata abbiamo fatto delle, non dico partitacce, ma partite poco piacevoli. E tra l'altro, ieri sera, dato che io sono simpatizzante di tre squadre, e lo sanno tutti qui a Bologna, che sono chiaramente Bologna, SPAL e Milan, perché nel momento in cui la SPAL sparì dal palcoscenico la importante... SPAL, non me la ricordo più, dov'è la SPAL? La SPAL adesso in Serie B. Ma ce la fa o non ce la fa? Beh, si salva tranquillamente. Ma si salva, pensavo... Abbiamo il presidente che era qua a Bologna, la SPAL è un grande quindi presidente. Con Tacopina. Oggi che arriva il Modena quest'anno, vabbè. Solo derby. E allora ho detto, vinca il migliore. Ma il migliore nel senso non la squadra che era prima in classifica, vinca il migliore nel senso la squadra che fa la miglior prestazione. E ti dico la verità, dopo il primo tempo, in assoluto la miglior prestazione l'ha fatta il Bologna. Infatti ce l'avevamo fatti anche un po' alla bocca. Poi guardando la classifica, che vedo anche Vanni, il presidente, che è sghignazza, sì. E io lo so perché, dopo lo vado a stimolare, la classifica, grazie a noi del Bologna, lassù in cima, ha preso un'altra forma, perché adesso se dovesse aver, cioè metti se vinceva il Milan, erano a 69, certo. Cominciava a essere un po' a 6 punti, cominciava ad essere, insomma, diciamo che Napoli e Inter hanno gioito ieri sera del pareggio, meno. Guarda, amici interisti e napoletani ieri sera mi hanno scritto, anche tutti contenti. Anche stamattina, ma a lavorare tutti i miei colleghi, adesso con l'Inter, Bertacchini. Sì. Perché dai un occhio molto importante al campionato, che nessuno vede mai quello che scrivi su Facebook dell'Inter,
non ti interessa il calcio. Cosa no, perché l'Inter secondo me ha fatto un'impresa con la Juve nonostante tutto, perché bisogna sempre vincere con la Juve. Se cosa ha fatto non si può dire in TV, cioè no. Ha avuto una bella dose di fortuna. Vabbè, però, poi dopo succede che la Juventus ne ha vinte così delle partite tante, esatto. Quindi lamentarsi perché una volta ti va di traverso il rigore, cioè non sono di quei rigori che con la VAR adesso li danno, all'andata l'andata loro, al ritorno l'andata all'Inter, insomma. E poi dopo credo che se lo meritino le parole dette dal buon Nedved prima di cominciare l'incontro, quando su Sky ha detto Moggi ha vinto tutto sul campo ed era giusto che... E allora si merita che gli vada così, secondo me. No, adesso parte tutto. Vabbè, comunque non è stata una gran partita e forse questo è lo specchio del livello del calcio italiano, poi che nelle coppe europee fa spesso cilecca, quasi sempre, sempre. Ecco, diciamo un'altra cosa, hai detto bene, il campionato italiano ieri sera, poi voglio sentire anche le donne se vogliono dire qualcosa sul calcio, cioè ieri sera... Bertacchini e Accardi, la formazione del Bologna, zero italiani, i primi 11. E nel Milan c'erano solo Calabria e Tonali, cioè su 22 giocatori c'erano 20 stranieri. Piano, il Bologna non aveva neanche l'allenatore. Esatto, neanche l'allenatore. se non si sa mai. Vabbè, anche. Comunque, a proposito, io ieri sera ogni tanto in diretta alzavo il cartello Forza Mister, Forza Sinistra. Forza Mister. Noi lo diciamo sempre, ormai è scontato. Insomma è un pensiero scontato, però diciamo che mister Sinisa ieri sera almeno su quella cosa lì avrà goduto della prestazione dei suoi ragazzi. 20 giocatori stranieri vuol dire, poi ci lamentiamo che l'Italia non, con la nazionale fa fatica. Ma poi se uno va a vedere, io qualche volta guardo il campionato primavera su molti stranieri anche nelle anche lì, cioè, quasi la metà se non di più. È vero. Cioè, è un po' il problema che abbiamo affrontato la settimana scorsa dopo la prestazione della nazionale, purtroppo. Ma quindi non stiamo coltivando, cioè, i nostri giocatori. Dove sono i giocatori italiani? No, ma allora il problema è un altro, dato che a livello dilettantistico sono quasi tutti italiani quelli che giocano, possibile o c'è una scuola talmente scarsa, diciamo così, a livello dilettantistico, che poi non riescono a portare i giocatori a livello professionistico, e secondo me non è così, oppure vuol dire che le nostre società ormai si sono focalizzate all'estero, dove si trovano più facilmente giocatori già pronti. Ma questo perché? C'è un motivo. Perché il giocatore ipotesi francese, il giocatore straniero, la stessa età del ragazzo italiano, ha giocato 2 anni in più. Come orario, perché hanno, loro altra sono collegati mentalità. Con la scuola, no, loro in Francia per esempio tu vai a scuola, poi al pomeriggio ti dedichi al calcio, chi vuole o chi fa professionismo così, per cui hai scuola collegata, noi invece abbiamo le scuole che sono totalmente scollegate da ciò che è sport, ma non solo il calcio, vero. Parlo di pallacanestro, parlo di qualsiasi altro tipo di sport. A proposito di scuola, ma hai toccato un argomento. Bertacchini, non avevi iniziato o sbaglio? Avevamo... Ah, vedi che adesso mi è venuto in mente. Ma la prossima stagione, purtroppo quello che adesso lo stiamo a ricordare, questi 2 anni, 1 anno e mezzo, lascia stare questi terribili, anni. Noi riprenderemo con la nuova stagione a settembre, riprenderemo con... e metteremo in campo il discorso biliardo per i ragazzi. Ah, vedi allora che eccetera, mi eccetera, bene. Con iniziative... per agevolare anche il tesseramento, insomma, per cercare di... Perché però anche qui una volta si giocava, si faceva fughino da scuola e si andava a giocare a biliardo. Allora tempo detto, mi ricordo. Ora diceva, almeno, invece che far fughino ai ragazzi a scuola, cerchiamo di fargli capire che si può giocare a biliardo anche andando a scuola o dopo scuola, perché una volta era così. Però anche lì il discorso che è un po' la mentalità italiana, cioè si preferisce... il giocatore attempato che ti garantisce quel minimo, sì. Piuttosto che rischiare con un, sì. Con un ragazzo, e che è un male, perché chi lo fa poi ha dei risultati importanti. Quindi riallacciando al discorso che faceva lei sul discorso delle scuole calcio eccetera, le squadre straniere comunque il coraggio di mettere i ragazzi giovani, anche quelle importanti tipo Manchester City, tipo ma Manchester lo fanno United. Come l'ho detto, perché loro arrivano a quell'età lì che sono già più avanti dei nostri. Sono proprio è un sistema, noi dovremmo cambiare il sistema Italia, allora, ma per cambiare il sistema Italia devi cominciare dal presidente della FIGC, e dalle mamme, dovresti forse. Cambiare dall'alto,
per fare tutto. Dalle mamme no, devo sentire la Nancy. Nancy, perché le mamme... Il genitorismo, genitorismo è uno dei mali, perché all'estero per me il genitorismo è un pochino diverso che in Italia. In Italia siamo abituati a fare le chiocce, o no, dico io. Abbastanza. Sbaglio, perché anche il movimento paddle potrebbe anche essere svilupparsi, cominciare a svilupparsi a scuola, anche quello. Assolutamente, il movimento paddle deve creare delle nuove giocatrici, deve partire dalla scuola, dai ragazzi, perché il padel non è uno sport, è una terapia. Ah, è una terapia. È vero, è una terapia. Ah, è vero. Uno inizia a giocare a padel, dopo non può più smettere, è impossibile smettere di giocare a padel. Ma terapia su cosa? Cioè, perché abbiamo bisogno tutti un po' di terapia. È un antistress. È un antistress. Ma voi la Nessa dovreste vedere giocare. No, si tira delle arrabbiate quando non riesce a prendere il vetro, ragazzi. Che se io sono in squadra con lei, bene, ma se sono contro di lei me la faccio sempre. Però non è un antistress. Ha detto bene, però la terapia, vedi, potrebbe essere un qualcosa che va a aiutare i ragazzi, perché i ragazzi d'oggi, diciamocelo, no? Sia con lo sport, ma anche la stessa vita da bar. Io mi ricordo una volta uscivi da scuola, facevi i compiti, pigliavi due sgabuffi da tua madre o da tuo padre, poi andavi al bar a giocare a biliardo o andavi in giardino a giocare a pallone quando non pioveva. Certo. Di fatto i ragazzi d'una volta vivevano il giardino, la strada, il cortile. Potrebbe essere una terapia questa cosa di ricominciare magari a spegnere un pochino anche di più, anche per uscire di casa. La parte adesso tecnologica, adesso giocano molto alla PlayStation, stanno chiusi in camera, non ha senso. Io quando andavo a scuola e andavo a casa con un voto così, prendevo due schiaffi. Ma io non andavo a casa quando il voto era così. Ecco, prendevo due schiaffi. Adesso, se un ragazzino va a casa e dice ho preso un brutto voto, vanno a scuola e danno due schiaffi al professore. Sì, ma adesso è cambiato un po' il sistema di voti, ne prendono pochi, ignoranti, poi se li prendono due schiaffi il professore, per cui è cambiato un po' il mondo. Se a me a 18 anni avessero detto devi stare in casa due mesi, quando avevo 18 Mamma anni, mia. Ma non ci sarei stato infatti neanche, anche neanche a morire, cioè. Invece, tranquillo. Vabbè, ne parlavamo noi con i nostri figli, il mio, che sono le figlie di 19 anni, 18 anni, a me mi chiudevi in casa. Come, mamma mia, infatti non so come abbiano fatto. Infatti, bisognerebbe i tuoi figli, tutti, bisognerebbe cioè ripartire con dello sport. Secondo me, giocare a padel, anche giocare a biliardo, perché il biliardo alla fine ci vuole dello sbuzzo, come si dice a Bologna. Beh, tra l'altro, il presidente prima ha detto sul biliardo una cosa molto bella, te forse non sei fatto caso, ma dice che Bologna è la città con più iscritti femminili, con più donne. Secondo te non lo so. Vinciamo anche fatto questo. Caso perché sì, non so. Sì. È vero. Anche nel biliardo c'è una grossa fetta di movimento femminile. A Bologna c'è. Una volta questo. Tu pensavi di far giocare il miglior giocatore d'Italia in coppia con lui e lei. Adesso fanno la gara. Quelle 30 che ci sono, 40 donne di Bologna, si litigano per essere. E facciamo un lui e lei ogni 3x2 perché è anche insomma divertente, è una cosa. Certo. Ne facciamo tra l'altro uno il 15. Venerdì di Pasqua abbiamo fermato tutta l'attività perché è Pasqua, ma le ragazze sono venute all'attacco perché non facciamo, è pronti via, si sono già chiuso il tabellone delle iscrizioni. Comunque dicendo queste cose mi è venuto in mente, adesso poi andiamo in pubblicità, ma un lui e lei a calcio, 5 maschi e 5 femmine, l'ha mai fatto? No, così, mi è venuta così adesso, pubblicità, 5 femmine, 5 femmine.
Raffaele e Emanuele, Emanuele, che ci stanno seguendo, bene. Tutti quelli che ci stanno seguendo, che stasera comunque abbiamo avuto qualche problema tecnico perché c'è il cambio di tutto, vabbè, l'abbiamo detto. Avvocato, tornando a parlare del Bologna, comunque alla fine, voglio dire, la classifica, vabbè, la nostra era già bella, vabbè, la nostra è una classifica, però finalmente abbiamo visto il Bologna della prima stagione, della prima parte. No, abbiamo visto, per meglio. Me il primo tempo è stato il miglior Bologna che io abbia visto quest'anno. Abbiamo fatto una partita contro la prima in classifica, giocando, dimostrando di avere qualità tecniche importanti, perché tutti diciamo Bologna ma abbiamo una squadretta, abbiamo dei giocatori scarsi. Ma la cosa che... Portiere sugli scudi. Ascoltami, la cosa che più mi colpisce, vuol dire che qualcosa che non funziona comunque c'è, è che a un certo momento abbiamo messo giù su giocatori che finora praticamente non hanno quasi mai giocato e hanno dimostrato di essere ottimi giocatori. Per cui... abbiamo messo in mezzo un direttore sportivo, una società, dicendo che non sanno fare a lavorare, quando poi in realtà molto probabilmente non è così la situazione, non è la realtà. Allora bisogna trovare un equilibrio tra metterli in campo e più spesso eventualmente e tenerli tutti sulla corda. Per esempio Mbaye, ci siamo salvati con Mbaye, io credevo che non fosse più neanche a Bologna. Ieri sera l'hanno messo in campo, ma non solo, abbiamo preso un ragazzino, questo Casius, che è entrato in campo e ha dimostrato di avere qualità. Parliamo di Ebisce. Questo qua ha giocato in Champions League con la sua squadra, è un nazionale svizzero, non potrà mai giocare nel Bologna, non ci credo. È che molto probabilmente, sicuramente il mister ha... diciamo così, dei suoi pallini, per esempio il Bichet ha portato via il posto a Soriano, Soriano è sempre stato un pallino del mister, però in questo momento sono stati bravi anche a decidere di cambiare Soriano, sì, ma ti dico, se in questo momento il ragazzo ha dei problemi e non va, quell'altro lo deve far sentire importante. Noi abbiamo un giocatore Santander che ci ha salvato facendo 7 gol, non l'abbiamo più visto. Adesso se sta male Arnautovic noi non abbiamo una punta, è normale questo? Non è normale. Volevo sentire dall'Inter, dalla zona Inter, Vanni Bertaghini, come vedete adesso questo recupero col Bologna il 27 aprile, se la vedete una partita facile, perché adesso l'Inter non si può mica più permettere di fare. Ieri l'Inter ti fava tutto Bologna, adesso vai vabbè. Adesso io un po' Bologna devo tifarlo per forza, anche se come tu ben sai io sono bolognese ma sono modenese e quindi noi siamo arrivati Ferrara, a Bologna, Ferrara e Modena. Io spero che non giochi come ieri sera. Io ho visto soltanto i primi 25 minuti di ieri sera e il giocatore svizzero di cui parlava l'avvocato prima io non l'avevo mai sentito nominare, che noi l'avevamo mai visto, a me è sembrato, poi vabbè, a me piace da matti il ragazzino scozzese, Ike e Svanberg sono due giocatori della è roba di Sabatini probabilmente. No, Sabatini e Arnautovic. Ma anche non lo so, perché Ike c'è arrivato così che non sembrava, e lì è arrivato da uno che ha già dell'occhio, perché questo è buono davvero. Poi dopo, ripeto, spero che non giochi così, perché se gioca così sarà dura, perché l'Inter non sta giocando bene, assolutamente. Nancy, te che dai un occhio ogni tanto sul Bologna, so che è tutta la famiglia, perché anche tua figlia, ti è piaciuto un po' questa situazione che si è creata in quel limbo dove siamo, o vorresti qualcosa di più come tutti? Ma guarda, io non mi voglio pronunciare. La Nancy è il numero uno. La Nancy la facciamo parlare solo dopo di Pasqua. Non voglio pronunciare sul Bologna. Lo so perché, vabbè, non possiamo dirlo. Però avvocato, adesso parte gli scherzi. Prossima partita abbiamo la Sampdoria, certo, che se la andiamo a affrontare con questa gazza qua, questa garra qua, possiamo toglierci già delle soddisfazioni. Poi dopo abbiamo la Juve. Ecco, tu adesso hai detto un'altra cosa, la garra. Allora, per garra, quale motivo il Bologna, che dimostra messa sotto pressione per fare un, diciamo così, far vedere all'allenatore quanto è importante quest'uomo, ha fatto una prestazione del genere e invece per 2 mesi o 3 mesi ha fatto delle prestazioni che io Bologna correre così non l'ho mai visto. Noi abbiamo fatto un primo tempo a livello europeo come ritmo, come tutto. Allora, ripartenze, se siamo capaci di farlo, è chiaro che 2 tempi non ce la fai a reggere, anche perché quando ci sono i 5 cambi, se cambia l'Inter, cambia il Milan, cambia la Juventus, mettono su 5 più forti di quelli che giocavano prima. Noi dobbiamo accontentarci e quindi chiaramente col cambio dei 5 si è un po' sballato anche lì tutto il campionato italiano.
però diciamo così, ci sono quelli che li hanno e dovresti vedere comunque un bel gioco. Infatti se vedi molte squadre vincono negli ultimi 20 minuti, negli ultimi 15 minuti, quando hanno i cambi. Beh, comunque abbiamo visto qualcosa di diverso, sicuramente, come dicevamo ieri sera, 7 gol, c'era chi diceva che la parte emotiva creata dal mister, dalla situazione del mister, sicuramente avrà dato, non lo so, qualche giocatore magari avrà fatto esame di coscienza, avrà detto... Ma io fino adesso forse non ho dato tutto, non lo so, chiedo, può succedere. Può succedere, perché ci sono dei limiti magari che... Ci sono delle cose che compattano il gruppo, che aiutano ad ottenere risultati. Certo. Quando si parla di squadre c'è sempre il fattore gruppo, l'andare d'accordo, una motivazione anche per qualcosa di storto, di non buono che è successo a qualcuno, aiuta. Sì, come in questo caso, io credo che fossero molto incentivate dal dare soddisfazione a Mihajlovic, che con grande coraggio ha annunciato il riproporsi della malattia, quindi insomma. Ma questa è una bella cosa, perché se non altro vuol dire che ci sono degli uomini e ragazzi seri, perché aver avuto un impatto del genere vuol dire che ci tengono, e questo è importante. La conferenza, che hanno fatto vedere. Quello che manca forse è un po' di personalità in questi giocatori, che non riescono a portare sempre loro stessi, a crearsi questo entusiasmo di partita in partita, capito? Quello è un po' il limite che ha anche questo. Questo è un po' il limite che c'è. Comunque, adesso intanto, mentre aspetto dalla regia che mi chiamano Riccardo Corsolini, adesso non riescono a chiamarlo, non riusciamo a chiamarlo, che volevamo dire un po' una sera che c'è la Fortitudo. C'è una volta che vince la Fortitudo. Non riusciamo a chiamarlo. Non ci riusciamo. Ecco, ben perfetto. Bertacchini, uscendo un attimo dal calcio, poi facciamo biliardo e padel. Bertacchini, allora, dicevamo, si è creata una situazione anche tecnologica a San Lazzaro, no? In queste finali, grazie anche all'aiuto del cameraman Bergonzoni. Fate vedere tutte le partite in diretta, spiega bene come funziona. No, tutte no, noi facciamo vedere la fase finale, semifinale e finale di solito, e registriamo delle partite che poi mettiamo in una videogallery. È un lavoro che abbiamo fatto insieme a Marco Bergonzoni, e abbiamo l'aiuto della nostra amica Mirna Bagnacavalli, che come commentatrice ci sta dando una mano, e qualcuno che si sta facendo avanti, perché il problema è garantire questo servizio. Ripeto, noi abbiamo una videogallery che viaggia con delle visualizzazioni impressionanti, perché 95.000 circa al mese sono tante, ci sono più di 500 partite. Poi è chiaro che se uno ama il calcio guarda la Champions League, se ha il biliardo devi guardare quelli lì, perché quelli sono quelli, anche se si gioca in uno spazio a livello nazionale che si limita a qualche regione, ma comunque c'è, dopo tutto sto zibaldone che tanto sappiamo di cosa sto parlando, un ritorno. Noi abbiamo fatto dei numeri di pre-Covid, come partecipazione: nel primo weekend avevamo 550 giocatori a Bologna, nel secondo più di 400, nel terzo saremo intorno ai 500 ancora? Sì, quindi perché... questo weekend che finali ci sono? Allora, il weekend prossimo c'è la coppie master, prima e seconda categoria. Nel weekend passato avevamo 280 di seconda categoria e 128 tra master e prima. Ha vinto un ragazzo che abita a Bologna ma gioca a Modena e si chiama Andrea Costantini, relativamente giovane. Ho visto la partita, è stata una bella partita. Una trentina d'anni, molto 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 bravo, e finalmente ha ottenuto un risultato che meritava, perché da un po' che gioca veramente bene. In prima categoria ha vinto un modenese, tale Cuoghi, e anche in seconda ha vinto Guerra, che è sempre una persona di Modena. La domenica precedente abbiamo fatto il campionato a 5, ha vinto una squadra della Riviera, Bareuro, nella Serie A, secondo posto Sasso Marconi, Caffè Sole. In B ha vinto il Ponte Lungo di Bologna davanti a un'altra squadra di Bologna, quindi qualcosina anche i bolognesi hanno portato a casa. Volevo solo fare un inciso: oggi purtroppo ci ha lasciato un ragazzo del circuito del biliardo, io lo conosco come Iccio, gli faccio veramente Tinti Maurizio, un viaggio verso il cielo, che è comunque un ragazzo che è stato con noi, lo conosciamo tutti da una vita, purtroppo ci ha lasciato, perché comunque ci sono delle cose che vanno sempre per il verso sbagliato. Lo volevo ricordare, Iccio, che oltretutto quest'anno era appoggiato alla squadra dell'Avis, volevo ricordare appunto Iccio con un bacio al cielo, lui e tutta la sua famiglia, che purtroppo è capitata questa situazione. Dicevamo appunto, il biliardo va avanti, continuerà tutto il prossimo weekend, e poi ci saranno le finali al Palazzo. Dopo Pasqua ci fermiamo, a parte il venerdì che, come ho detto, abbiamo
a grande richiesta ha organizzato questo lui e lei. Dopo, nel weekend successivo, 23, 24, 25, ci sono i campionati delle province, la madre di tutte le partite, quindi Bologna, Ferrara, Modena, Rimini, Pesaro, Genova, eccetera. E il palazzo vero e proprio, cioè Corticella, comincerà il 6 di maggio. Una pre-eliminatoria la facciamo sempre a San Lazzaro nei giorni 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28. Quindi diciamo che tutto il prossimo mese, tutti i weekend, più fino o meno, al 28 di maggio. Fino al 28 di maggio, tutto il movimento è in movimento. Il movimento del biliardo, che comunque, come dicevamo prima, quanti iscritti sono? Tanti. A livello Bologna, nazionale, a livello Bologna, nazionale non, i numeri, gli ultimi dati non ce li ho. A livello di Bologna siamo, dopo il Covid, 2500. Caspita. Solo Bologna. No, e poi complessivamente siamo intorno agli 8000. Poi ci sono tutti quelli di Genova, tutti quelli della Spezia, tutti quelli della Romagna. C'era una marea di domenica, ad esempio, c'era gente da tutte le parti. Sono arrivati un po' dappertutto. Quindi alla fine è un movimento che crea un indotto, e un indotto è giusto dargli sfogo, dargli spazio, come crea indotto il movimento del padel femminile, perché quante siete? Assolutamente, quante saremo siete? In più di 300 donne. Cioè, speriamo da niente, di arrivare ai 2500 come il suo movimento. A Bologna? Noi tutte ci puntiamo donne, molto. Tutte Bologna, donne. Tutte donne a Bologna. Tutte donne. Avete fatto un evento, ci siete ancora dentro con l'evento, come... Abbiamo appena fatto un evento a Rastignano, adesso ce ne sarà un altro il 30 di aprile allo 051 a Casalecchio, e così via, ce ne saranno in continuazione. A Rastignano quanta gente c'era? Mi hanno detto che era pieno, è stato... Ma pienissimo, una marea di persone, più di 200 persone, una cosa incredibile. Un centinaio di squadre, quindi 200 iscritti, tutte donne. Si sono tutti meravigliati di quante ragazze giocano. Avete capito, maschietti? Cioè, qui noi stiamo a giocare a biliardo. Poi ragazzi, dopo noi facciamo là per il paddle, non è che finisce lì. No, ma ci sono delle tribunette dove uno si può sedere. No, perché no, puoi andare, c'è anche la perché per là per il paddle, avvocato, per là per il paddle. Devo dirvi che quando giochiamo noi la domenica. Sì, no, ma dovete tenere presente che il movimento paddle non è solo un gioco, è un'aggregazione. C'è un'energia positiva che la trasmettiamo ovunque. Le creatrici del movimento paddle, che conosco abbastanza bene, una è la Patrizia e una è la Letizia, che io ho vissuto i primi passi del movimento paddle. È nato tutto per gioco, adesso è diventata una cosa bellissima. Ragazzi, tutte ci divertiamo un sacco. Poi io e Natasha sa tutto, no? Gioca cioè, anche Natasha. Lei è la mia compagna di gioco. Ma poi arriva a giocare anche Bertacchini. Se posso suggerire saremo una bella un'idea, facciamo coppia io e lei, avvocato, perché ti allontani. Guarda che non hai mica detto... Guardate ragazzi che gioca anche Zazzo. Ci sono coppie di tutte le taglie, così facciamo prima. Io ho quelli della mia taglia. Ci sono quelli della vostra taglia, ci sono, è vero, è per tutti. Quello che volevo dire io, che vi consiglio di utilizzare, fare delle dirette, no, per noi ha dato un risultato strano. Ah, bello, certo, bello, ma lo possiamo fare. Hanno la pagina Facebook e fare delle dirette Facebook, la finale, semifinale. Allora sono appena partite. Tecnologicamente il movimento paddle non si ferma più. Stanno andando avanti, cominceranno anche con le dirette. Anche perché il paddle, bene o male... Lo stanno cominciando a guardare un po' tutti, chi su Sky, chi su... Io confesso che su Sky lo guardo... Ma io vi posso raccontare degli aneddoti anche il femminile, ma il maschile ci sono alcuni giocatori veramente eccezionali. Beh, poi c'è un grande collegamento tra padel e calcio, perché molti ex giocatori e attuali giocatori si sono dedicati anche al padel. Esatto. Di dove noi andiamo a giocare la domenica spesso ci sono ex giocatori di Serie A, esatto, della nazionale. Però la coppia Bertacchini-Chiardi... Io so già anche contro chi, soprattutto con i gemelli, i due gemelli. Il party paddle, per i paddle c'è sicuramente, noi lì andiamo via, Rishi, diamo spettacolo. Abbiamo già chi mettere voi più conto. Ma vorrei aggiungere solo una cosa. Prego. Che il paddle non ha età. Esatto. E questa sono io la dimostrazione vivente di questo. Se lo vuoi dire a che età hai iniziato a giocare a paddle, tu se lo vuoi dire, Nancy. Perché a qualsiasi età si può iniziare a giocare dire. A paddle e divertirsi. Lo ribadisco a tutti, perché è vero. A che età hai iniziato? A 25 anni, 26? Adesso? No, non lo so, a che età hai iniziato a giocare io? A paddle? Sì. Lo devo dire? Certo. Se vuoi. Ma certo, ho 65 anni. L'hai iniziato adesso, ragazzi. Ho iniziato a settembre. Ah, vedi, hai visto? Grande. E vinse contro le diciottenni. Sì, perché c'hanno un'altra grinta, un'altra... Comunque, va bene, noi volevamo farvi... Noi vi volevamo raccontare che volendo si può giocare a paddle,
si può iniziare a giocare a biliardo, si può fare tutto, basta che facciamo qualcosa, perché stare in casa ci siamo già bella stare a sé. Esatto. Sì, giusto, tutti, di tutte le età, partiamo dai giovani, andiamo avanti, ricominciamo un po' a fare tutto con le... Vabbè, siamo già abituati, ormai sappiamo già le linee che dobbiamo tenere, e una linea importantissima è quella della pubblicità. Arriviamo subito dopo. Ma non lo riusciamo a fare il collegamento con Ricky? Rieccoci, no, stavamo parlando appunto in pubblicità, la sua parte io un po' mi sono anche un po', perché mi sono rimesso a giocare a calcio due volte alla settimana. A paddle? E a paddle, l'unico problema del paddle è che dopo la partita... C'era per il paddle. Cioè, sto per il paddle qua che ci ha un pochino massacrato, però... infatti noi verremo dopo la partita. Dopo la partita. Infatti sono per il paddle, sono sì. Molti che vengono dopo la partita, no, a parte gli scherzi. È bello comunque parlare sempre di sport, perché secondo me, secondo noi, secondo tanti, la maniera giusta per poter ripartire comunque da tutto quello che è successo in questi due anni, quello che continua a succedere, che sinceramente ne abbiamo già anche abbastanza... E siamo stressati. Siamo stressati, ecco. Per toglierci questo stress qui l'unica salvezza è giocare a paddle, giocare a biliardo che ci vuole un pochino più di precisione, giocare a calcio non è per tutti, possiamo giocare ancora io e Bergonzoni e pochi altri. E poi dopo, se uno vuol fare il gioco dopo, dopo l'attività, c'è anche quello, perché la tagliatellina, se uno non esagera, è vero. E quello è un bel gioco. Sì. Bel gioco. Comunque, tornando a parlare di calcio, dicevamo ieri sera abbiamo visto un primo tempo spettacolare del Bologna con i portieri, finalmente ho visto anche il portiere del Milan, dopo che abbiamo visto quello che ha combinato Donnarumma fra nazionale e Champions League, ha fatto una gran parata, quella una? Sul tiro, sì, ma quello soprattutto con la mano di richiamo, che poi la palla era in mezzo, è riuscito non so come, gli ha fatto una gran parata. Allora alla fine anche i portieri ieri sera mi Skolubski ieri è stato, ho avuto un piacere, perché l'arbitro mi è piaciuto della partita, sì. Di ieri sera del Bologna ti dico l'unica cosa che non mi è proprio, cioè, non mi piace quando usiamo questo modulo, è che Arnautovic è un generoso, quindi corre sempre a recuperare palloni indietro e si allarga e non fa la non punta fa gol. No, non è che non faccia gol, proprio non fa i movimenti da punta centrale, sì, sì. Perché lui dovrebbe fare, e mentre quando abbiamo giocato a tre
che doveva stare, che le altre posizioni erano occupate, muovendosi nel mezzo lui riesce a segnare più facilmente perché ce l'ha il gol, perché ha un bel tiro. Ha fatto anche due o tre giocate ieri sera là, solo che bisogna poi tirare. Due o tre volte in area ce la siamo un po' menata, un po' troppo. Purtroppo la squadra ha un po' di mancanze. Ecco, quelle palle lì se ce le ha Lautaro, a proposito dell'Inter, quelle palle lì Lautaro non sta mica tanto lì. Tira, poi non so se fa gol, ma tira. Perché poi alla fine ci vogliono anche, ieri sera due o tre volte mi siamo sembrati un pochino troppo leziosi nel momento che un bisognava, po' concludenti, però. Così io dopo ero lì che stavo dicendo con Crudeli che gli volevo cantare la canzoncina. L'unica cosa che ti giuro mi sembra di aver visto un'altra partita, perché alla fine ho sentito dire, non mi ricordo da chi, da Pioli forse, che hanno fatto 37 tiri in porta, non so. Pioli. Io 38-8 ha detto. 30. Ma dove li ha fatti questi? 18-8. No, ho detto 38. No, 37-38, una roba così. Allora ho detto, avrò visto un'altra partita. No. Perché allora se ha detto così mi dispiace, ma ieri sera noi in diretta non abbiamo detto così. Nessuno dentro lo studio ha detto... Perché nessuno li ha visti 38 no, tiri. No, ma a parte i tiri, hanno riconosciuto i meriti comunque anche al Bologna. Ho detto che ne hanno fatti 33 nel secondo tempo. Come sempre, dei meriti al Milan. 33 tiri in porta, io non li ho visti. Purtroppo, ripeto, la mia opinione personale è che lui non è un allenatore personale. Non è un allenatore da primi in classifica. Non lo è mai stato e non credo che lo si diventi improvvisamente. Insomma. Adesso comunque fa fatica a reggere lo Scottoli, perché adesso voglio vedere come va. Perché sto campionato qui, ridendo e scherzando ancora, non si sa mica come va a finire. Perché no, in Italia, qui danno già per spacciata la Juve, anche se l'altra sera con l'Inter ha perso la Juve, perché se non perdeva con la Juve, se l'Inter non vinceva con la Juve era una bella gara. È comunque sempre lì, è un attimo in cespicare o no? O la vedete già fuori? Se avesse vinto io avrei, non lo scommetto per principio, ma avrei scommesso sicuramente sulla Juventus, perché loro sono abituati, Allegri è abituato a vincere. Guarda, l'unica squadra, in Italia c'è solo una squadra che gioca a livello europeo, una, che nessuno però ha notato, che gli sono mancati, bravo, a nessuno ha notato che gli sono mancati sempre 4-5 giocatori determinanti. Non, quest'anno sì. Non sempre giocatori determinanti, ma l'unica squadra che ha passo sempre e gioca a livello europeo è l'Atalanta. Vi voglio dire una cosa, e la munizione che ha preso il giocatore della Roma, come l'avete vista? Aspetta che mi sfuggite, forse non ho visto. Spiegamela. C'è la polemica che sta girando, Ferrari, siccome che la prossima partita della Roma non l'ho visto. È una partita importante, praticamente lui era diffidato, no? E sta girando da stamattina il video di cosa ha fatto lui quando è uscito. Cioè l'arbitro ha fatto la sostituzione un minuto dalla fine e lui non usciva mai dal campo, si chinava. Ah, perché voleva essere, ammonito. Dopo un minuto che ci ha messo uscito dal campo è arrivato l'arbitro, l'ha ammonito. Ha preso la qua, salta la prossima e quella dopo credo ci sia la Juve. C'è l'Inter e il Napoli. In che sequenza? Una delle due la salta per essere presente quella dopo. E chi è il giocatore? Mi sembra Ferrari. Gioca guarda. Ma è stata Napoli. Tutt'oggi che ma gira questi il dito, sono giochini. Siamo che sinceri, hanno sempre fatto. Che si sono sempre fatti. Quando sporca così. Avevi, ma sporca così no. Facevi proprio delle entrate per farti ammonire, ma diciamo così. Che salta la prossima, non questo dopo. Molto probabilmente non è riuscito a farsi ammonire prima, hai capito? Allora ha provato a fare. Allora oggi hanno fatto vedere questi filmati di lui che esce l'abito e mi dice: vuoi andare fuori? Sì, vado, si china, si toglie i parastinchi, si slaccia le scarpe. Cioè, una roba che io non avevo. Io gioco anch'io, ma io non l'ho mai visto. Per la serie mi ammonisce o no? Infatti c'è il video proprio che c'è la commento sotto che gli dice allora abito. No, io sai cosa ti devo dire, che non mi è piaciuto in Inter Juventus, che oggi come oggi hai dei giocatori che fanno dei voli, vengono toccati appena con un dito, roba del genere, e volano. Praticamente, non sto scherzando, sembra di vedere delle farse. Sì, l'ha detto, mi sembra Boniek che l'ha detta questa cosa qua. Però posso dirti la mia, io da quando gioco a calcio, ma anche quando avevo 15 anni, la prima cosa quando facevi allenamento, che te sapevi, io ho sempre giocato davanti, l'allenatore non ti ha mai detto quando sei in area. Ma anche, sempre, ma questo, a noi ci hanno sempre insegnato. Ma questo è anche a metà campo, volano a metà campo. A metà campo va bene, ma adesso l'importante è con le mani in faccia per la munizione. Ma dai. Perché anche Kozol, Vlahovic. Ma sì, ma... Cioè, Vlahovic. A proposito di questo, oggi l'arbitro di Milan e Bologna invece... Bravo, i primi 20 in giugno. È quello che volevo dire. Su ragazzo, ho visto che ha arbitrato un po' l'inglese. È quello che volevo dire adesso. Io mi sono guardato Empoli-Fiorentina. Hai lo scritto oggi. Empoli-Fiorentina... Un arbitro che, se sono io il designatore, questo non arbitra più.
ma garantisco, ha fatto tra le ammonizioni il gol annullato, ha fatto delle cose allucinanti. E pensavo, essendoci un arbitro, perché era giovane anche l'arbitro di ieri sera, che ci fosse un arbitraggio difficile, invece è stato bravissimo. L'unica cosa che abbiamo sollevato un po', che invece di fare 8 minuti di recupero, se ne faceva 6, forse era una cosa più equa, perché 8 minuti di recupero è quasi come recuperare un mezzo tempo. L'arbitro di Fiorentina Empoli ne ha fatti un po' di ogni. 8 minuti dici noi? Sì. Vabbè, c'è stata la zuccata di... Sì, vabbè, ma quando fai 3 minuti non sono stati là. Noi, ieri sera comunque in diretta, quando hanno detto, ma secondo voi quanto recupero fate? Io ho detto, ma secondo me 7-8. E si sono messi a ridere. Hanno detto, ma se dai, 7 come per dire, cosa dici? Invece dopo è andato 8 minuti di recupero, ho detto ma secondo me ci stanno tutti, perché la zuccata là sono passati 5-6 minuti buoni, guarda che non ce ne siamo accorti, perché bendavano e facevano, ma in ogni caso l'arbitraggio di ieri sera, l'ho scritto oggi, impeccabile. I due portieri e l'arbitro sono stati migliori in campo, finalmente un arbitraggio come si deve. L'unica cosa che mi viene da dire, allora Inter e Juve a me non mi interessano come due squadre, però Vlahovic sabato forse non è stato né il primo, non sarà neanche l'ultimo. Cioè, si vede la scena che gli danno, fanno così con la mano, lo sfiora neanche, si butta per terra con le mani in faccia. Allora, la vogliamo finire di fare con i soldi che prendete? La vogliamo lascia stare che è stato Vlahovic, ma sicuramente l'avrà fatto anche qualcuno di qualche altra squadra. Non è che sto dicendo questo per inferire sulla Juventus in particolare, però basta. Poi il VAR lo vede, squalificalo o no? Non l'avete vista quella scena lì? Sono un po' eccessivi, effettivamente. Beh, quello che ti stavo dicendo è che vedi uno che mani in faccia rovinata. Uno oggi ha scritto, uno della Fiorentina ha scritto, ragazzi scusate, avete notizie di Vlahovic, sta bene? Dopo il tragico incidente che gli è capitato a giocare, l'hanno preso... Cioè, dopo sì, ma non è l'unico, è ricorrente. No, non cosa. È l'unico. Poi, per non voler infierire sulla Juve, ma anche Dybala, che è bravissimo, a me è uno dei giocatori che piace di più, nonostante la squadra di appartenenza, appena lo tocchi, salta per terra e sta per terra un quarto d'ora. Ma poi c'è il VAR. Cioè, se pensi il livello VAR. Al quale gioca. Altra cosa che ho notato ieri sera in Milan-Bologna, i primi 10 minuti, ogni fallo che faceva il Bologna, i giocatori del Milan erano tutti addosso all'arbitro per incutere un attimino, far vedere la loro superiorità, e questo invece è riuscito a resistere, a fare è stato un bravissimo. Arbitraggio. Ma che poi una partita comunque importante, che se, cosa che se lo facevano gli juventini o gli interisti, l'arbitro era in confusione totale, perché io ho visto un arbitro in Juventus-Inter in confusione veramente quasi totale. Il rigore, come detto, col VAR c'è, il rigore c'è, il gol è da convalidare. Lui ha trovato la soluzione di farglielo ripetere per fortuna che sono entrati dentro, che il VAR gli ha trovato una soluzione, perché lì era veramente era entrato in ma anche secondo me anche Lautaro, che non è la prima volta Lautaro su Chiellini, per me è da ammonire, ci sta anche la munizione, ci sta di la munizione, ci sta tutta, ci sta. Anche su Rabiot. Anche Rabiot meritava. Io ho visto ieri, hanno fatto vedere queste due qui, l'hanno fatte rivedere, vedere Lautaro che giustamente ha fatto vedere il rigore della Juve e Lautaro. Comunque, visto, le due, però una c'è una. Anche Rabiot che insomma ne ha fatte anche lui. Dopo aver visto quelle due partite lì, l'Empoli e la Fiorentina e Juve, dici gli arbitri qui sono la squadra della Fiorentina ha invertito il fallo e l'ha anche ammonito, cioè peggio di così. Cioè il VAR cosa sta a fare? Non so, poi, ma il gol che aveva fatto. Ma infatti speriamo che il VAR. Io pensavo, dico, se non gli dà rigore, gli darà il gol, perché speriamo che la prossima stagione. Annullato il gol. Visto che non abbiamo i mondiali da pensare, giusto? Bella o ci blocchiamo il campionato lo stesso. Con tutti gli stranieri che hai, pochi campionati per forza. Comunque, studiate qualcosina di meglio sul VAR, per cortesia. Cioè, o lo chiamate sempre il VAR. Ma io lo chiamerei anche su quegli episodi dubbi dei falli, no? Il VAR, guarda, il mio consiglio credo che sia giusto. Tu il VAR dai la possibilità alle due panchine di fare due chiamate per tempo nella pallavolo, due chiamate per tempo, ma dalla panchina, è la panchina che ti deve richiamare, se no vale l'arbitraggio. Sì, sono d'accordo. Sì, se tu fai solo questo, risolvi tutto il resto. Come anche nel tennis, il giocatore che chiama. Ma nella pallavolo, visto, tu c'hai la possibilità di chiamarlo. Due check. Ma nel padel c'è il VAR? Due check a set però. Ma nel biliardo? Il VAR secondo te, prima o poi? No, per l'amor di Dio. Ci manca solo il VAR. Il padel gli stabiliamo noi, esatto. Okay. Va bene, solo nel calcio, negli altri sport siamo per. Tu Natascia dove vai dopo? Io dopo sarò in Piazza Maggiore insieme appunto alla Mirna Bagnacavalli a intervistare gli artisti
che partecipano al mega concerto che si terrà dalle 20 in poi. C'è un mega concerto? C'è un mega concerto perché pare che la rappresentante di lista, che è uno dei complessi che ha fatto successo Sanremo quest'anno, ha lanciato la proposta di fare un super concerto in beneficenza per la popolazione ucraina e il Comune di Bologna ha risposto e quindi si terrà in Piazza Maggiore tra qualche ora e ne andremo a intervistare. Domanda, la rappresentante di lista è quella che dice con le mani, con i piedi? Con le mani, ciao ciao. No, perché io non è che seguo molto con questo genere musicale italiano, allora ogni tanto... Sì, lei ha lanciato la proposta, ma stasera ci sarà Elisa, Gianni Morandi, e ci sarà Noemi, ci sarà Diodato, insomma ce ne saranno diversi, degli artisti importanti. Prima di andare in pubblicità volevo dirvi che la musica italiana ero abituato ad ascoltarla quando andavamo in piscina. 2 anni che non ci andiamo in piscina, quindi ho perso. È vero anche quello? Però... Non sai più fare notare, va a finire. Non lo so cosa succede, che cosa bolle in pentola, la pubblicità. Salve! Eccoci qua, siamo tornati, stavamo appunto dicendo, volevo sapere ancora 2 cose sul paddle. Chi è che vuole giocare a paddle deve andare a parlare con la Nancy, la Patty, la Letizia. Cercate su Facebook Movimento Paddle Femminile, esatto. Su Instagram Movimento Paddle Femminile, su Facebook, su Instagram. Quindi veniteci sempre a trovare, venite a giocare, venite a provare, perché dopo non smetterete mai più. Ecco, mi raccomando, perché se volete giocare è il momento giusto, sicuramente femminile, perché di solito sono più i maschietti intraprendenti per lo sport. Se ti racconto una cosa, io quando vedo suonare il telefono e leggo Nancy, rispondo, dico, dimmi Nancy, cosa fai domani sera alle 21.30 che ho preso il campo? Cosa fai domattina alle 9 che ho preso il campo? Esatto. Cosa fai giovedì alle 7 che ho preso il campo? Se sto dietro la Nancy io gioco H24. Non le do 3. Fra un po' la blocco, ve lo dico, fra un po' la blocco la Invece Presidente Vanni, dicevamo appunto questi weekend siamo pronti, ma la cosa più importante, a settembre ripartirà tutto. Hai già delle novità su regole, non regole, rimarranno regole vecchie?
qualcosa. Ci sono al vaglio regole nuove? Abbiamo fatto una gara sperimentale per sperimentare un nuovo regolamento, inserendo in questo regolamento sperimentale tutto ciò che si dice in giro, e devo dire la verità, molti giocatori, oltre che al sottoscritto e anche agli altri che dovranno poi alla fine prendere la decisione, c'è una cosa che è probabile, anche se non sicura, che è di togliere qualche riga dal biliardo. Io personalmente sono favorevole a fare una riga unica con... Cioè, quindi chi la mette su, chi boccia di striscio, chi boccia di braccio, rimane sempre la stessa riga? Un po' più bassa, ma... la metti con le mani o l'appoggi? No, la metti con le mani. La metti su dove va? Non esiste al mondo. Ah, ok, no, era per sapere. Quindi questa potrebbe essere una novità. Questa è l'unica novità che c'è in discussione, e la decisione sarà presa a giugno, quando c'è la riunione di tutti i responsabili dei vari comitati. A settembre abbiamo in animo di fare la scuola per i ragazzini, e soprattutto vorremmo magari riprendere anche un discorso di trasmissione via Facebook settimanale o quindicinale, insomma, visto l'andazzo delle nostre dirette, delle nostre partite. Ricreare una sorta di... e che ci può stare magari anche per invogliare gli stessi ragazzini o chiunque voglia magari iniziare a giocare a biliardo, capire che c'è un movimento dietro che fa comunque migliaia di iscritti. Poco prima dello scoppio della pandemia avevamo cominciato con... lo speciale giovani, dove facciamo vedere 3-4 ragazzini con l'età, eccetera, e poi dopo purtroppo abbiamo dovuto fermare tutto, come del resto si è fermato un po' tutte le robe in giro, e adesso riprenderemo a pieno ritmo a settembre. Beh, i ragazzini e le donne potrebbero essere una buona parte dello spot che serve per magari invogliare ragazzini nelle scuole, con le donne vicino magari, chissà, potrebbe portare più voglia, non lo so, potrebbe creare nuove leve nel gioco del biliardo. Cardi, noi pensiamo a lunedì prossimo, che saremo di nuovo in diretta, te su ETV e io su 7 Gol. Io stavolta con chi combatto, no? C'è quel ragazzo là, non c'è né Crudeli, né? Però poi c'ho la pesca dopo col figlio della Parietti con la Juve dalle 18:30. Crudeli, dopo, mi piace perché diventa rosso. Ieri sera era in follia, non parlava più dopo, perché poi l'abbiamo un pochino preso in mezzo, un pochino appena, anche perché era la capolista. Aveva le sue gatte da pelare. Che prestazione deludente il Milan, non me l'aspettavo, che prestazione deludente il Milan. Guarda, andava di lungo così tutto il tempo della trasmissione. Adesso a parte tutto è stato, c'è la coppia, la fase sinistra del Milan, che è fortissima. Sì. Lì è stato Icky, è stato bravissimo, ma loro sono stati sottotono, perché se tu hai un Leao e un Teo al 100%, Icky faceva un po' fatica anche lui, invece ieri sera il ragazzino è stato favoloso. Ma io sinceramente su Leao, vabbè, è un giocatore lunatico, quindi... Ma non è male comunque. No, è un gran talento, ma non è sempre continuo. Su quell'altro io non credo sia tutto sto fenomeno come lo fanno loro. Quando sta bene è lui che spacca le partite, sono lui e Leao. Però se non sta bene non è continuo. Non so se hai visto, ha fatto un tiro a un certo momento che l'aveva fatto 250 all'ora. Non si missile terrare che non si è vista la palla. Se prende la porta. Se prende la porta il portiere non la vede neanche. No, la forza ce l'ha. Sì, sì, ma l'ha colpita anche bene, non ha inquadrato la porta. Comunque. Solo che ieri sera, per fortuna, per il Bologna erano oserei dire, al 40-50% delle loro. Forse anche per merito del ragazzino. Per merito, il ragazzino è forte, perché a quell'età lì. Mi piace tantissimo. Bene. Abbiamo comunque delle cose importanti per il futuro, e questo è quello che conta, perché tanto alla fine nello sport, se non ci sono i giovani che ci danno speranza a tutti i livelli, a tutti i generi, si va pochi là. Ultimo stacco pubblicitario, poi rientriamo per i saluti e ovviamente ci rivedremo poi martedì prossimo, perché lunedì c'è Bologna-Sampdoria e vi aspetteremo io su 7 Gol e Cardi su ETV. Pubblicità.
Siamo di corsa perché i saluti incombono, visto che la tecnologia questa settimana ci ha aiutato per aggiustare delle cose, ma ci ha un pochino comunque rallentato. Ringrazio l'avvocato Chiardi, ringrazio sempre voi, un piacere averti con noi, speriamo di riaverti più avanti, così speriamo in un'altra partita importante come quella, esatto, di ieri sera. Come quella di ieri sera. Questa sera non abbiamo parlato di Virtus e di Fortitudo perché hanno vinto tutte e due, quindi non era divertente. Eravamo tutti felici. Era più bello. Ringrazio Nancy Mazzia del movimento Paddle Femminile, salutami tutti, soprattutto Letizia e Patrizia, ma tutte le donne del movimento Padel Femminile. Grazie a voi di averci invitato. Ma scherzi, grazie, poi vi inviteremo tanto ancora. E ricordati la maglia per me, rosa XXL. Mamma mia, sì, rosa, la prendo io, gliela prendo rosa, io, ragazzi. Rosa. Me ne occupo io. Ringrazio Vanni Bertacchini del coordinamento nazionale Bologna della WIS Biliardo, quindi presto ci vediamo nei weekend, perché tanto io un salto lo faccio. Grazie sempre. Grazie a te, l'invito. E ci vediamo prossimamente per poter magari, chissà, sviluppare nuove cose, non lo sappiamo. Appuntamento San Lazzaro sabato e domenica. Sabato e domenica San Lazzaro. Poi vediamo. E poi andate a cercare le pagine, andate a guardare su YouTube, cercate WIS Bologna Biliardo, andate a cercare e le notizie le avrete presto. Natascia la salutiamo che deve andare Io vado in Piazza Maggiore, Piazza Maggiore con Centone. Noi ci vediamo martedì prossimo, perché lunedì ci sarà la diretta Bologna-Sampdoria. Statemi bene, va là. Ciao belli.